Fondi comuni di investimento delle banche convengono, cosa sono? E oggi vediamo un caso pratico e in particolare vi farò vedere uno dei fogli informativi che dovreste sempre guardare prima di sottoscrivere un investimento con le banche o altri intermediari finanziari. Io sono Giusy Di Girolamo, trainer di autonomia finanziaria, e il mio obiettivo è renderti consapevole e libero nell'ambito degli investimenti e soldi. Come lo faccio? Rendendo semplici i concetti complessi e rendendoti libero e consapevole di come investire. Oggi faremo un esempio pratico con un fondo comune di investimento della banca Mediolanum. È un caso che abbia preso questa banca. Fammi sapere tu se vuoi fare delle verifiche su un altro fondo di investimento, un'altra banca, in modo che io possa creare un altro video. Quindi scrivimi nel caso il fondo comune o la banca di cui vuoi che vada a guardare nel dettaglio quel fondo di investimento. Prima di tutto, vediamo che cos'è un fondo comune. Un fondo comune è uno strumento di investimento. In genere, i fondi comuni possono essere, per esempio, proposti dalle banche, da società di gestione del risparmio. Riuniscono le somme di più risparmiatori e queste somme riunite, che vengono date dai risparmiatori, vengono poi investite come unico patrimonio in attività azionarie, che possono essere per esempio azioni, obbligazioni, titoli di Stato e così via. Fondi comuni hanno dei costi molto più alti rispetto, per esempio, agli ETF. Gli ETF sono dei fondi passivi, mentre i fondi comuni sono dei fondi attivi. Quindi, essendo attivi, c'è qualcuno che gestisce questa attività, fa dei cambi in merito alle attività che sono contenute all'interno di questi fondi, e di conseguenza già questo comporta dei costi più alti. Sono andata all'interno del sito Mediolanum, ma può essere fatto con qualsiasi banca, e comunque se volete altri video di questo genere scrivetemi i fondi o il nome della banca di cui vorreste vedere un video del genere. E andando all'interno della sezione prodotti, ok, sono poi andata all'interno di KID, cioè il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. L'obiettivo di questo documento è quello di offrire agli investitori informazioni di investimento standardizzate che espongono con chiarezza le caratteristiche essenziali di un fondo. In questo modo gli investitori possono avere più chiarezza in merito all'investimento che stanno facendo, non investire se non hai guardato la documentazione che dovrebbe farti vedere prima la banca, prima di investire e non dopo. Qui abbiamo uno di questi documenti che io ho aperto e appunto c'è scritto che il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Quindi qui nel dettaglio è indicato il prodotto a cui si riferisce, l'emittente, Mediolanum, ok, il codice identificativo e poi possiamo vedere all'interno tutte le informazioni. Qua c'è scritto proprio state per acquistare un prodotto che non è semplice, può essere di difficile comprensione, quindi lo dicono già all'interno del documento, quindi non sottoscrivete mai nulla, né questo ma né altro, cioè anche se procedete in modo autonomo senza avere chiari rischi e i benefici. Poi va nelle specifiche di questo prodotto. Che prodotto è? È un fondo comune di investimento multicomparto di tipo aperto, costituito da Mediolanum ai sensi delle disposizioni dei regolamenti disciplinato dalla legge. Ok, termine: questo è un fondo aperto senza data di scadenza. Poi ci sono tutte altre informazioni che ovviamente poi bisogna leggere. Qua potete vedere i rischi e qual è il potenziale rendimento. Indicatore di rischio che va da 1 a 7. 7 vuol dire un rischio molto alto, 1 un rischio molto basso, e qua siamo a livello 3. L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni, quindi si ha un rischio 3 se il prodotto viene mantenuto per 7 anni. Quindi presumibilmente se lo tieni per un numero inferiore di anni, per esempio 2-3, il rischio è più alto. Qua possiamo vedere le diverse tipologie di scenari. Viene indicato come stress, quindi estremamente negativo. Poi vi è scenario sfavorevole, quello moderato e quello favorevole, perché non si sa nei prossimi anni come sarà effettivamente lo scenario. In caso di uscita dopo il primo anno, nel caso più negativo si avrebbe un'ipotesi, questa ovviamente, del meno 46%, nel caso di sfavorevole meno 14%, nel caso di moderato un 2%, è favorevole, ma ovviamente è una delle quattro opzioni, non possiamo sapere, ok?
24%. Però, come possiamo vedere, solo in un caso praticamente positivo, qua c'è un 2%, però poi se andiamo a guardare i costi ora lo vediamo bene, come il guadagno si può optare, diciamo, per altro, già solo un botto. In generale ti dà un rendimento molto superiore rispetto al 2%, e poi andiamo a guardare i costi. E negli altri casi addirittura è molto, molto negativo, cioè se becchiamo un anno negativo e vogliamo uscire dopo un anno, la situazione è anche peggiore. In caso di uscita invece dopo 7 anni, nello scenario peggiore meno il 10%, nell'altro scenario sfavorevole meno l'1,63%, nello scenario moderato il 5,53% e nello scenario favorevole l'8,32%. Cioè questo fondo praticamente in generale, poi andremo a vedere che anche peggiore di così la situazione, rende un 8% se andiamo a guardare un semplice indice senza i costi bancari, almeno fino ad oggi. Ovviamente non possiamo prevedere il futuro, ma senza tutti i costi che ti dà la banca, ti dà un rendimento in generale superiore. Queste cifre, ora andiamo a guardare che cosa contengono queste cifre. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono, attenzione, non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Quindi, considerato anche questi eventuali altri costi, la percentuale di guadagno già di perdita, perché di per sé la maggior parte degli scenari in perdita sarebbero anche peggiori. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Poi qua vi è specificato cosa accade se Mediolanum non è in grado di corrispondere quanto dovuto. L'eventuale insolvenza della società di gestione non pregiudicherà le attività del fondo. Tuttavia, in caso di insolvenza del depositario o di chi agisce per suo conto, il fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. In tale scenario non esiste un sistema di garanzia per gli investitori e potreste, attenzione, perdere tutto il vostro investimento. Per chi ha già sottoscritto un fondo, ha mai letto questa documentazione? È importante leggerla, cioè la prima cosa che vi si dovrebbe dire, ok? Poi attenzione, andiamo a leggere l'incidenza annuale dei costi. Parliamo del 6,1%, che è altissima come percentuale di costi in caso di uscita dopo il primo anno, e 3,4%, che è anche questa è altissima, in caso di uscita dopo 7 anni. Cioè, a prescindere da capire qualsiasi dettaglio, però è chiaro che se il mercato in quell'anno fa il 3% e tu hai dei costi del 3,4%, già sei in perdita, ok? Quindi questo dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio anno sarà pari all'8,9% prima dei costi e al 5,5% al netto dei costi. Poi vi sono scritti costi d'ingresso e costi di uscita. Costi d'ingresso, un massimo del 3% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Quindi già se quell'anno fai il 3% o hai fatto l'1%, sei in perdita perché hai pagato un 3% di commissioni. Poi costi di uscita, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo, quindi presumo il consulente della banca. Poi qua vi sono gli altri costi, costi correnti registrati di ogni anno, e poi dovremo andare a leggere nel dettaglio tutti i costi e tutte le informazioni. Quindi questo per dirvi che è fondamentale leggere questa documentazione e formarsi a livello di educazione finanziaria. Non firmiamo documentazione in generale, chiunque ve lo dica, senza capire. Oggi non c'è nessuno che nel 2024 non puoi più permetterti di investire o di far gestire i tuoi soldi a qualcun altro senza capirne. Ok, puoi non essere sicuro di tutto, ma non puoi più permetterti di fare delle scelte senza capire, senza consapevolezza, perché abbiamo tutte le informazioni che desideriamo a disposizione. Ti lascio il link in descrizione al video in merito alla mia guida sui soldi e alla mia guida sugli ETF. Ti basta inserire nome ed email e riceverai
troverai la guida per email entro 5, massimo 10 minuti. Se vuoi altri video in cui valuto dei fondi, scrivimi fondi in un commento, nome della banca che vorresti che io prenda in considerazione. Questo video mi ha richiesto tanto lavoro, ti sarei grata se mi lasci un ciao, un grazie, un segno di vita in un commento. Scrivimi anche fondo comune, banca, se vuoi altri video dove faccio altri esempi pratici in cui ti faccio vedere la documentazione delle banche in modo che tu possa capire quello che devi andare a guardare prima di sottoscrivere qualsiasi investimento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti le prossime notifiche sui video di investimento, risparmio, finanza personale e tanto altro. Io ti mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!